Buongiorno a tutti, oggi siamo nel cantiere della nuova stazione ferroviaria a Ponte, che è il primo progetto di rigenerazione urbana nelle aree ex Falck. E sarà proprio il collegamento, la cerniera per connettere le due parti di Sesto San Giovanni da sempre separate dalla ferrovia, consentendo così l'accesso da un lato fino alla nuova area della Città della Ricerca e della Salute. Abbiamo progettato anche il prolungamento del sottopasso pedonale accessibile dalla metropolitana Sesto FS, oggi capolinea della linea rossa del metrò. La vecchia stazione sarà presto demolita, lasciando il posto alla nuova struttura realizzata con materiali moderni, che vedete anche sopra la mia testa, in acciaio, vetro e pannelli fotovoltaici, progettata da un architetto di fama mondiale come Renzo Piano. Insieme alla stazione viene completamente rifatta la piazza di Primo Maggio e sostituita la vecchia bicistazione con una nuova moderna struttura dotata anche di bar e servizio per la mobilità. L'intervento è a carico del soggetto attuatore, che consegnerà l'opera Ferrovie Italiane alla fine dell'estate del 2025. In questo momento si sta bonificando l'amianto del vecchio edificio, che sarà demolito tra giugno e agosto-settembre di questo anno. Dopo il completamento della stazione e della piazza, sarà realizzata anche una seconda piazza lato area ex Falck. I costi: il costo della stazione ammonta circa 15 milioni di euro, poi abbiamo 2 milioni e mezzo per la realizzazione del sottopasso della metropolitana, 3 milioni per il rifacimento della piazza lato Gramsci e 2 milioni e mezzo per la realizzazione della nuova piazza lato Città della Salute, quindi il totale della spesa è di circa 25 milioni di euro. Da Sesto è tutto, vi do appuntamento al prossimo cantiere.